In diretta. Dovresti essere in diretta, Ettore. Verifica. Allora, sì. Aspetta che controllo dal PC. Vedi se c'è qualcuno. Ci siamo? Sono connesso? Ragazzi, scusate il ritardo intanto, Aspetta, ancora non c'è nessuno. Uno, uno c'è. Ok, ci sei. Perfetto. Allora, siamo arrivati alla seconda fase, seconda e ultima fase, grazie a Dio, è anche buono per voi. E siamo nella fase di molto critica, di stesura e condimento e cottura. Questa pizza nasce semplice, quindi avremo un condimento standard, sempre uguale, semplice. Poi vedrete, ognuno potrà fare le modifiche che ritiene, dalla margherita fino a quelle più elaborate, più gourmet. Abbiamo tutto un capitolo sulle margherite, sulle pizze gourmet che vedrete, è immenso, è bellissimo, è molto buono. Intanto su queste volevo farvi notare una cosa un po' particolare. Intanto che il forno raggiunge gli ultimi gradi, che siamo molto vicini, io vorrei farvi notare una cosa. Come vedete, questi due castelletti di palline sono divisi dal colore. Questo è scuro, questo è chiaro. Quelli scuri sono, vi ricordate i due panetti che avevo già pronti e che avevo fatto fare, a cui avevo fatto fare già un giro di pieghe che si incordavano molto meglio? Ecco, questi sono quelli, questi scuri, incordati un po' di più e hanno avuto una crescita molto più veloce e con una forma molto più abbombata. Questo vuol dire che il glutine ha retto molto meglio, ha trattenuto meglio i gas ed è cresciuta molto più in fretta. Queste invece erano le palline che ho fatto davanti a voi in diretta e che vedete, vi ricordate, non ho molto lavorato, ho fatto solo un paio di giri di pieghe, poi mi sono fermato e le ho chiuse. Queste sono cresciute molto più lentamente. Ho dovuto mettere le palline sul forno, quindi per avere un surplus di calore, mentre queste, quelle grigie, quelle formate con maggior glutine, le ho dovute mettere in frigo. E vedrete che il frigo ha anche un effetto eccezionale sulla struttura che assumerà alla fine la nostra cara pizza. Allora, cosa faremo? Io farò in questo modo: sceglierò un pallino di questi bassi, diciamo così, quelli meno incordati, un pallino di quelli maggiormente incordati, e gli altri due li conserverò per andare a farli poi stasera, li metto in frigo subito e li farò stasera con una struttura ben diversa rispetto a quella che hanno attualmente. Questo perché così potrete vedere stasera poi eventualmente qualche foto anche della stessa identica lo stesso identico impastamento, però a 12 ore di differenza. Allora, abbiamo fatto l'impastamento, abbiamo fatto lo staglio, abbiamo fatto la formatura delle palline con la doppia formatura, questa un po' più leggera e questa un po' più soda. Adesso ci toccano le due fasi finali, quindi stesura, condimento, cottura. Allora, notate che qui la pallina aveva sfiorato il coperchio del contenitore. Io ci avevo messo una gocciolina d'olio sul coperchio del contenitore e questo ha comportato un grosso beneficio, che questa non si è attaccata e non si è stressata quando l'ho tirata, perché se avessimo lasciato quello senza copertura d'olio, adesso ci saremmo trovati un panetto che per staccare dovevo fare forza, fatica, si allungava, diventava fastidioso. Adesso, se Francesco si avvicina un po' e si mette qui sopra, vi mostro. Ecco, questa è farina da spolvero, quindi è una farina voilà o altre che vi potete fare voi con la semola, la farina di riso, un bel mix, e ottenete una farina che si chiama spolvero. Si usa solo in questa fase, non prima, quando abbiamo fatto la formatura dei panielli, vi ricordate, sul banco, lì si usa farina normale. Qui invece farina da spolvero. Capovolgimento bello deciso. E guardate, vi prego, guardate la struttura che ha questo panetto. Se vedi l'inquadratura laterale si vede anche meglio. Guardate che bella struttura a materassino che ha questo panetto. Ok, qui possiamo avere due tipi di stesure diverse. Una stesura tradizionale e quella invece alla palla dei forni romani, che viene fatta con l'olio. Qui facciamo la stesura tradizionale. Stesura tradizionale comporta una bella infarinata generale, in buona quantità, senza nessuna forma di avarizia. Mi raccomando, abbondate in questa fase. Poi liberate
un po' l'eccesso, ma senza schiacciare, senza stressare l'impasto. Dopodiché, qua c'erano quelle scuole, si allarga lateralmente, si torna giù. Questo vale per i panetti da peso doppio, quindi 1,4 kg, 1,2 kg, che servono per teglie 40-60. Qui siamo panetti piccoli, quindi possiamo limitarci a fare, guardate, direttamente una bella diteggiatura. Facciamo una bella struttura, qui diamo un po', soprattutto sul bordo, un'aggiunta di diteggiatura e abbiamo preparato il nostro panetto. Adesso lo dobbiamo trasferire qui. Se questo panetto avesse avuto poca forza in fase di formatura, se avessimo fatto poche pieghe come quello che verrà dopo, qui adesso ci si scioglierebbe nella mano, diventerebbe difficile da gestire. Invece guardate che cosa si riesce a fare con un panetto ben incordato. Guardate, me lo trasferisco sulla mano, sculacciatina propiziatoria, e vedete qua che meraviglia, l'impasto si tiene perfettamente. Abbiamo due possibilità, io la girerei così abbiamo una struttura ancora più liscia e ben strutturata. Guardate quanto è bella, guardate che facilità di stesura. Io non devo impazzire, questa è una struttura bellissima già così. Pochi movimenti e io copro l'intera pala, e badate, una pala bella grossa, perché questa va a coprire una 30-40 in profondità. E guardate che meraviglia, il panetto è finito, steso, allunghiamo un po' il bordino, diamo una leggera ulteriore diteggiatura, in modo da... questa diteggiatura in questa fase serve a evitare i bolloni, perché altrimenti vi ritrovate, non è che li evitate completamente, però diciamo che riducete il problema, perché altrimenti avrete delle bolle gigantesche da una parte e scarsità dall'altra. Ora, fase di condimento. Perdiamo 2 minuti su questa storia del condimento. Il condimento per questa pizza nasce come pizza semplice, quindi io ho preferito fare questo tipo di condimento. Vedete, questo è un condimento sufficiente per 2 pizze, le nostre 2 belle pizze, e ci sono 100 g di pecorino grattugiato, 4 cucchiai di origano e un cucchiaio raso di pepe. Come si fa a renderlo fisso? Perché questa poi si gonfierà e tutto il condimento tenderà a cadere. E si va con un bel aggrappante. L'aggrappante in questo caso è il nostro amato olio d'oliva. Vedete che bel colore che ha quest'olio? Questo lo faccio io. Abbiamo una bella campagnetta in provincia di Foggia con tanti alberi d'olivo. E ci facciamo il nostro amato olio. Vedete che carino? Questo è il nostro aggrappante. È anche una bomba di sapore, peraltro. Procediamo con il condimento. E ci siamo. Condimento è fatto. Adesso, questa è la pala di Cesare. Amici miei, è una cosa spettacolare la pala di Cesare, perché vedrete, semplifica di parecchio la stesura e non è necessario fare tutti quei gesti di a scatto per l'infornata. Invece questo verrà bellissimo, è composto di 2 parti, la nostra parte basica e poi la parte scorrevole, che è quella della teglia. Vado giù, purtroppo mi si è fulminata la lampadina del forno, quindi andremo in tentativo con le lampadine, diciamo quelle dei nostri telefonini, proveremo con quelle. Allora, temperatura attuale siamo a 300, un po' bassa, potrebbe andare a 380, va bene, ora bene ugualmente. Allora, andiamo giù, vedete, arriva fino in fondo e poi un po' di decisione si sforma la nostra bella matrizza, che deve arrivare a filo col vetro e si inforna. Ok, lavoro grosso abbiamo fatto, adesso abbiamo bisogno di 7-8 minuti per la cottura. Preparo la nostra paletta metallica per fare a metà tempo, faremo la ruotatura. Ragazzi, io una cosa vorrei tentare di fare, se ci riesco, se Rita mi passa il suo cellulare, resta qua Francesco, non girare, io arrivo subito, e provo col cellulare a fare
l'illuminazione della camera di cottura, perché secondo me la camera di cottura merita davvero torcia. No, Francesco, vedi se riesce a inquadrare, perché nei primi 3 minuti si riesce a notare la salita dell'impasto. Sono i primi 3 minuti quelli più critici. Dopo si tratterà soltanto di cuocere, ma i primi 3 minuti sono quelli in cui l'impasto riceve la botta di calore cosiddetta dalla piastra, che vi ricordo in questo caso è un po' bassa, e poi porta su tutti i gas. I gas che erano stati prodotti dai nostri amici lieviti, incorporati dalla, ecco, vedete come cresce, trattenuti dalla maglia glutinica, quando vanno a contatto col calore, con la piastra che è molto calda, si dilatano e portano il risultato che noi desideriamo. Ok, allora intanto che Francesco resta collegato qui, io vado a prendere le griglie che ho dimenticato di là. Eccomi qui in arrivo. Tra l'altro non so se avete notato questa location un po' particolare che abbiamo utilizzato. Questa è la mia camera da letto di quando ero bambino, quindi siate un po' indulgenti. Allora, sì, la pizza è salita bene, non ci sono tracce di bolle esasperate, e questo vuol dire che non vanno a toccare la resistenza, non si bruciano e non si rovinano. Coi tempi siamo già in buone condizioni. Sono già passati 3 minuti. 3 minuti, il che vuol dire che la fase di sollevamento non c'è più. Adesso c'è tutta la fase di cottura, che dura ancora circa 5-6 minuti, da un minimo di 4 arriva a 7 minuti fino a un massimo di 8-9 minuti. La cosa interessante qui è che dobbiamo fare girare la pizza, ma fate attenzione, se la fate girare un po' troppo presto, cioè prima dei 3 minuti, siccome non si è ancora rassodata per effetto del calore la struttura della pizza, è più probabile che ci sia un collasso delle bolle. Le bolle si sgonfiano, la pizza crolla, si appiattisce, ed è molto più difficile per farla risalire. Se noi superiamo i 4-5 minuti riusciamo a fare questa operazione senza rischiare il crollo. A che punto siamo con i tempi? 4 minuti e qualcosa. 4 minuti e qualcosa, diciamo che a 5 minuti la possiamo girare, ma possiamo farlo anche ora, vediamo. Ragazzi, che ne pensate? Non è proprio un mostro, vero? Non è proprio una schifezza per essere stata fatta poi in 3 ore. Sono tutti quei pizzaioli, 1000 ore. Ecco, ritorna dentro, il cielo è un po' troppo forte, ma questo dipende dal fatto che l'abbiamo alzato al massimo per tentare di velocizzare i tempi di riscaldamento del forno, che come sapete erano un po' in ritardo. Quindi a breve, altri 2 minuti massimo, tiriamo fuori questa pizza, la mettiamo sul gratello, vedete questa gratina che abbiamo preparato qui. No, mettine due, che così le usiamo tutte e due, una accanto all'altra. Vedete, il gratello è questo, così si azzera l'effetto condensa che, diciamo, renderebbe soffice e bagnaticcio il fondo della pizza. Che minuti siamo arrivati? Oggi si mangia la pizza, quasi 6 minuti. Quasi 6 minuti, manca un minuto, ragazzi. Un minuto e poi uno smash sulla pizza e siamo a punto. Intanto che aspettiamo, ricorda che Subito di Te va in cottura Dani e nel pomeriggio Marco. Allora ragazzi, il nostro team dell'Accademia è veramente una cosa spettacolare. Vedete che, voi sapete, le vie della pizza sono infinite, non c'è la versione di Ettore come l'unica, per l'amor di Dio, ci mancherebbe.
Però c'è Dani subito dopo di noi, questo va detto, perché a parte la simpatia, è una delle ragazze pizzaiole più brave che esistano. Quindi sono molto contento, molto bravo. L'altro che viene subito dopo poi sarà Marco. Dani farà la cottura delle pizze che ha impastato stamattina. E Marco nel pomeriggio vi farà vedere anche lui l'impasto con la spirale, fatto come proprio Marco comanda, e avrete questo spettacolare effetto di pizza all'uovo. State vedendo tutti i libri che ho letto da bambino, perciò sono ridotto così. Allora, posso aprire? Quanto siamo? Penso che sì, tu resta 6 minuti abbondanti. 6 minuti abbondanti. Allora, ragazzi, eccola qua. Questa è la pizza all'opala del priore. Ta-tan! E questa è venuta abbastanza bene, ne sono soddisfatto parecchio. Più tardi, quando avrà perso un po' di vapore, taglieremo e faremo le foto di tutte le sezioni che tirerà fuori, ma adesso è urgente fare la prova della seconda pizza. Allora, Quindi dammi, passami quella. ti passo questo. Grazie. Adesso partiamo con la seconda prova. Questa la tengo qua, Ok. questa mi serve qua e Che ti serve? devo trovare un posto, aspetta, eh. Eccomi qua. Seconda puntata. Ragazzi, su questa cosa della corretta incordatura delle pizze, c'è anche qui una bibliografia infinita. C'è chi la pensa, sostiene che l'incordatura esasperata serve a poco, c'è chi invece pensa che sia essenziale. Io devo dire, mi trovo bene con una buona corda. Quando si trova la corda come si deve, la lavoro anche meglio. Guardate, vi faccio notare l'apertura del panetto, quanto è comoda con l'effetto dell'olio sul coperchio, eh? Guardate, sgancio, tiro su. E tutta quella parte di impasto che era rimasta attaccata è venuta via in un nanosecondo. L'uovo di Colombo, niente che ci siamo inventati chissà che. Ok, giù. Mossa decisa perché è meglio. Il panetto anche in questo caso ha una buona corda, però qui gli faremo una forma di stesura leggermente diversa, che è la stesura della palla dei forni romani, quella con l'olio. Quindi si passa uniformemente l'olio e si fa lo stesso lavoro di prima, però molto più fitto e molto più ravvicinato. Quindi di teggiatura stretta, panetto. In questo caso era un panetto, vi ricordate? Meno incordato di quello, quindi parte delle bolle si sono fuse fra loro, vedete che bolla gigante, e si sono andate a formare una bolla più grande. Questo è l'effetto classico, normale per la struttura della maglia glutinica. Vedete che bella bolla gigante è qua. La maglia glutinica, quando cede, il primo effetto che ha è quello di accorpare le bolle fra loro. Poi successivamente vedete questa bolla gigante perde i gas che aveva al suo interno e si affloscia. Ok, la stesura qui. Guardami, guardami. Ragazzi, qui la stesura sarà un po' più faticosa perché è un impasto floscio, quindi qui non avrò la sculacciata, non avrò la stesura bella soda che avevo prima. Avrò un impasto in condizioni un po' più disperate, però si può fare uguale. Andiamo giù, vi faccio vedere che si ottiene un risultato comunque, spero, un risultato comunque accettabile. Quindi uno, due, vedete, non ce la fa a tirarsi su tutta, ci è voluta la seconda mano in aiuto. Quindi l'abbiamo passata, adesso la stringiamo. Vedete che si allarga anche molto di più e più facilmente di quella di prima, perché ha meno struttura di glutine, abbiamo formato meno il glutine. Qui non c'è bisogno di passare l'olio, c'è già sta sopra in fase di teggiatura, quindi qua direttamente. Oh, ragazzi, su questo condimento di pecorino, pepe e origano, origano pepe sarebbe il pop. Su questa c'è anche la versione un pochino più salata, se non vi piace. Già con tutti questi condimenti che ha, già tutti questi sapori, potete aggiungere anche qui un cucchiaino di sale. Questo pecorino cotto in questo modo, lo sapete che effetto farà fra le altre cose?
un leggero crunch, cioè il pecorino messo in cottura in questo modo cristallizzerà e diventerà un po' più accettabile. Allora io adesso posso togliermi i guanti, mettiamo via. E andiamo in cottura. Vediamo se un pochino è salito. Un pochino sì, siamo a 3,40, quindi già più o meno più vicini. Si va fino in fondo, poi una mano regge e l'altra tira via il contenitore. Vedete che figata sta benedetta barella che ha fatto Cesare. È veramente una invenzione geniale, geniale davvero questa macchina. Ve la faccio vedere a voi. Minghe. A vuoto, guardate, bang, bang. Questo è il segreto per ottenere una pizza perfettamente adagiata in forno. Ok, allora preparo, sai qui, preparo un pannello per raccogliere la pizza. Questa va qua. Oh, ragazzi, problemi di cottura. Se voi preferite, come è il caso di mia mamma ovviamente, questa è quella di prima, vi ricordate? Una cottura con un prodotto molto leggero, quindi particolarmente soffice senza il crunch, aumentate un po' di più la temperatura, vi darà, cioè diminuite leggermente la temperatura, state intorno ai 300-320 gradi, 340 al massimo, e otterrete un risultato pressoché ideale. Se invece preferite un prodotto più crancioso, dovete aumentare la temperatura in modo che la botta di calore scaldi soprattutto la parte esterna, che farà la crosticina e il crunch sotto i denti. Ok, come siamo con i tempi di infornata qua? Sono 2 minuti più o meno. 2 minuti circa. Se Francesco vuole, facciamo una piccola inquadratura. Una torcia, non so se si vede, sì. Questo nel prossimo minuto smetterà di crescere, cioè entro un minuto raggiunge i 3 minuti, durata massima del momento di crescita della pizza nel forno. Perfetta questa, non ci sono bolloni, ci sono solo colline e valli una dopo l'altra, che è una delle immagini più belle della pizza in teglia. Di questo tipo, in realtà, o pizza alla pala come del priore, insomma. Allora fermiamo la luce, diamo il tempo che serve e andiamo in dirittura d'arrivo. Risistemo i nostri piccoli elementi, queste le togliamo, andiamo a mettere la pizza qua sopra. Però prima c'è la fase di rotazione dell'impasto per non farlo bruciare troppo su un lato. Ci vogliono complessivamente 4-5 minuti prima di fare la girata della pizza e poi si può rientrare di nuovo. Ragazzi, abbiamo finito le nostre pizze e tutto in diretta, senza rete, grazie alla Confraternita della Pizza e a questa splendida ricetta. Lasciate che me lo dica da me da solo, perché sono veramente orgoglioso di presentarla, perché fare una pizza in diretta davvero dal momento dell'impastamento fino al momento della cottura, e poi vi farò vedere le foto quando la tagliamo, è veramente qualcosa di insomma, mette un filo d'ansia, mette un pelino di dubbi, quindi riuscirci è un momento particolare. E poi provatela, vi do questo consiglio, provatela almeno una volta, poi se non vi piace non la fate più, ma secondo me se la provate è difficile che la lascerete. Ok, siamo intorno ai 4-5? 4. Mi ha passato la tennista. Si fa sentire. E adesso proviamo a toglierla, vediamo com'è. Vieni, perfetto. Belloccia, eh? È proprio belloccia. Ecco. L'eccesso di farina, vedete, crolla
durante la gran parte dell'eccesso di farina, crolla durante le manovre di cottura, quindi non ci saranno grossi problemi. A proposito, vediamo il sotto della pizza. Guardate che bel fondo a questa pizza, guardate, è carino, ha una cottura pressoché ottimale, quasi perfetta, quindi siamo veramente ad alti livelli, sono molto contento e soddisfatto. Che altro dirvi? Fatela al pomeriggio, appena all'ora di pranzo, primo pomeriggio per la sera, fatela la mattina presto per l'ora di pranzo, fatela quando vi pare. Se avete, come nel nostro caso, se avete una situazione in cui non vi servono tutte e quattro le palline, come nel nostro caso, io adesso quelle due le prendo e le porto in frigo, me le mangio o stasera o domani, meglio ancora, e vedrete, saranno ancora più belle, più leggere, più arreggiate, più croccanti. Quindi diciamo che queste sono la base, il punto di partenza. Poi le potete arricchire come volete. Provate a immaginare le piene di pomodoro, il pomodoro che fa salire l'impasto ancora di più del solito, perché il pomodoro rallenta la formattazione dell'impasto, quindi gli dà più tempo per subire la pressione dei gas e per alzarsi. Provate la margherita, non fate quella cosa, mettete prima il pomodoro, poi la mozzarella, se volete fatela, per carità, ma non è necessario, questa pizza solleva pesi che neanche Archimede, quindi sono molto fiducioso. Provatela in tutti i modi, con la gourmet, fate le pizze a freddo, conditele a caldo, come meglio vi pare. Tempi, maestra? 6 minuti stai più o meno. Aspettiamo ancora un altro minuto, tempo di salutare e ringraziare tutti. Vi ricordo ancora una volta, subito dopo di me c'è Dani che cuoce le sue. Che saluto, ciao Dani. L'affetto, proprio l'affetto della nostra confraternita sta in gran parte in quella ragazza. Fa tante di quelle cose belle che voi non sapete e non saprete. È veramente una gran persona. E poi subito dopo nel pomeriggio verso le... Credo alle 5 impasto e alle 8 cottura. Ecco, 5-8, quindi sarà l'impasto pomeriggio per la sera. Con quello avrete a che fare con un mostro sacro che è Marco Merlino, che è veramente un ragazzo eccezionale, fa il chirurgo, è un personaggio incredibile, bello come il sole, tutto quanto, è ricco pure, quindi se vi interessa, bello, ricco e bravo. Mi farà piacere alla moglie. La moglie sarà contenta. Vabbè, allora, ci siamo, vero? Sono più o meno 7 minuti, giusto? Sì. 7 minuti. Tira fuori. Tiriamo fuori. Wow. E ditevi voi, ragazzi. Applauso. Una cosa, leggermente più alta questa, leggermente meno alta quest'altra. Beh, è una sfumatura piccolissima, leggerissima. Questa è, grazie a tanta corda, e il un colpo di calore che ha subito lo shock termico perché veniva dal frigo. Questa meno incordatura e senza shock termico è cresciuta, sì, ma un nulla di meno, diciamo, un non nulla, dice Giorgio. Va bene, io adesso ragazzi vi saluto, vi ringrazio per questa pazienza che avete avuto con me e vi invito a seguire Dani e Marco e poi per le prossime ricette ci vedremo prossimamente, ok? Posso segare il collegamento? Ok.